nostro film è che, che lo storyboard ha accompagnato la sceneggiatura, cioè quindi c'era una sceneggiatura scritta, ma poi tutto il lavoro di reperimento dei finanziamenti che sono serviti per girare, fare il film, è costato 2,5 milioni, per cui come molti film hanno, per produrre un film si collezionano vari finanziamenti. Noi abbiamo avuto il finanziamento per le opere prime, perché era un'opera prima, io non avevo mai fatto un film in vita mia, dal Ministero. Abbiamo ottenuto un finanziamento molto grosso dalla Comunità Europea, abbiamo ottenuto soprattutto un finanziamento per fare gli effetti digitali in Francia, al CNCE. Apro parentesi, il nostro film è la storia di una banda di disabili che fa una rapina in banca, è una commedia, e dove i due protagonisti principali hanno due disabilità molto forti, nel senso che uno, una donna senza braccia, che è interpretata da Sara Serraiocco, e un uomo senza gambe, che è interpretato da Claudio Santamaria, quindi sono attori invece che ci avevano gli arti, entrambi gli arti, quindi diciamo è stato importantissimo in tutte queste sedi in cui uno va per proporre un film, cercare di farselo finanziare, non solo proporre il film attraverso una sceneggiatura scritta, ma anche accompagnandolo con i disegni. Quindi, diciamo, il film, alla fine della sceneggiatura, abbiamo iniziato un lavoro, per quanto riguarda me, di sketch, anch'io vengo dagli studi artistici, ho fatto l'Istituto d'Arte, l'Accademia di Belle Arti, e ho fatto lo scenografo per 20 anni, quindi il disegno è anche un mio strumento abbastanza consueto di lavoro, di sketch, di concept dei personaggi abbastanza preciso, e con Marco di tutto lo storyboard del film. Cioè noi siamo arrivati a fare questo qua, che sono 300 pagine di storia, dove praticamente c'è tutto il film quasi completamente disegnato, ma tutti questi finanziamenti, devo dire, sono arrivati in gran parte grazie alla presentazione grafica del film. Quindi, diciamo, parto da questo aspetto, perché è vero che facciamo un lavoro artistico, però nel campo è stata anche un'esperienza abbastanza nuova, che erano anche molto soltati. Ho notato quanto tutti i vari board del Ministero, di Eurimage, soprattutto al CNC, che questa, noi abbiamo preso sui 200.000 euro dal Ministero francese in questa competizione che si chiama AIDA Nouvelle Technologie, arrivando primi grazie agli storyboard di Marco, perché lì era soprattutto quello che contava, cioè contava dimostrare che noi saremmo stati in grado di fare un film dove un'attrice non avrebbe avuto le braccia, o un attore avrebbe avuto le gambe, con un chiedendo quindi per la parte legata al digitale, cioè all'effetto digitale, chiedendo una cifra economica che poteva essere richiesta solo a fronte di una spiegazione grafica, perché non è che è sufficiente. Quindi questo è un aspetto del nostro lavoro, anche perché, ecco, forse a differenza del fumetto, il nostro lavoro, cioè di concept dei film e di storyboard, a differenza di un fumetto che ha una platea vasta, il nostro lavoro ha quasi sempre un unico interlocutore, che è o due o tre: il produttore, i finanziatori, i ministeri. Quindi è esattamente il contrario. Quindi, diciamo, uno deve pensare che in quel momento devi convincere solo quella persona. E quindi, diciamo, essendo poi questa una scuola che prepara a livello professionale, mi sentivo di partire da questa nota, cioè che comunque poi dopo, quando inizia un film, si inizia a girare, un po' tutto questo lavoro invecchia in un giorno solo, perché praticamente è un enorme lavoro di preparazione. Sì, abbiamo lavorato mesi, ti fa, adesso cedo la parola. Comunque questo è la prima cosa che volevo dire. Magari dopo, per farti anche, raccontiamo anche cos'è l'Eurimage, no? Che cos'è la competizione dove tu non sai chi ha visto, chi ha valutato. No, è una competizione dove noi abbiamo preparato queste due cose. Visto che insomma siamo tutti, ci metto anch'io, disegnatori, quindi magari ci appassioniamo a delle cose che magari in altri contesti non tirerebbe fuori. Allora, c'era questo, che appunto è, voi lo conoscete benissimo, lo storyboard fatto quindi con i disegni di Marco, e abbiamo lavorato così, mettendo i disegni e poi facendo un montaggio col computer, e poi io prendevo i disegni di Marco e applicavo la sceneggiatura ad ogni personaggio, quasi sempre mettendoci anche i dialoghi.
diciamo, poi ovviamente il vantaggio di aver lavorato molto, e anch'io lavoro abbastanza con Photoshop, quindi Marco faceva i disegni e poi io con i disegni di Marco, anzi abbiamo lavorato in tre step veramente, prima gli scarabocchi, ho fatto tutto un lavoro di regia preliminare scarabocchiando velocemente le scene fisicamente presenti insieme, lavorando insieme, anche filmandoci a vicenda, cioè proprio facendo una specie di laboratorio, però senza perdere troppo tempo a fare dei disegni disegni di una qualità eccelsa, però arrivando anche con dei collage ad avere delle bozze di storyboard. Poi Marco lavorava da solo portandoli a un livello, cioè chiaro, cioè disegnandoli bene, no? Professionalmente. Dopodiché io li riprendevo e li montavo, perché avere uno storyboard formattato bene poi permette al regista da solo di fare un piccolo montaggio del film, cioè perché magari un'inquadratura ce l'hai qua senza stare a richiedermela, cioè io me le sono mosse, alcune me le sono zoomate, cioè come se poi lo storyboard artist ti dà un lavoro, come dire, un lavoro molto articolato, si è fatto bene, formattato bene e dà la possibilità al regista di lavorarci ancora. Questa è una oppure chiedere, allora mi manca quell'inquadratura, me la fai, allora magari, quindi abbiamo lavorato questo e questo è stato uno. Poi questo che invece si chiama concept book, io lo chiamo concept book, quasi tutti lo chiamano mood book, che c'era la sinossi, un po' di ambientazione del film, i disegni dei personaggi, che peraltro sono serviti, a me sono serviti anche tantissimo per comunicare con gli attori, perché appunto l'attore si doveva immaginare come sarebbe stato vestito e insomma questi sono quindi con questi due, questo era, insomma, erano i primi photoshoppate di Claudio. Possiamo raccontare che allora Claudio poi è entrato dopo, diciamo, sì. C'erano, ma dopo che noi, dopo questo lavoro, possiamo dire una cosa forse bella da raccontare, è che chiunque ha visto questo lavoro, quel lavoro lì, dove c'erano anche i bozzetti, fai vedere questo che è molto bello. Questo era un bozzetto di un personaggio. Comunque diciamo, abbiamo questa questa roba è andata, no? Cioè il film era un pacco grosso così, con lo storyboard, la sceneggiatura, il mood book e per esempio Eurimage che ci ha dato comunque 400.000 euro, che non sono pochissimi, anche lì siamo arrivati abbastanza alti, è una commissione che tu non sai chi c'è, perché sono, e soprattutto una competizione a livello europeo, dove peraltro tutte le nazioni partecipano, ma dove non, per esempio l'Italia, ogni nazione partecipa a creare un fondo per il cinema europeo, ogni paese contribuisce a seconda della diffusione del cinema nel suo paese, solo cosa succede? Proprio per un fatto democratico, per cui l'Italia mette tot milioni, la Francia, Italia, Francia e Spagna, l'Inghilterra non c'è, ma Italia, Francia e Spagna sono quelle che ci mettono più soldi, poi c'è la Lituania, magari mette poco, la Georgia mette poco, però poi quando questi soldi sono tutti insieme, poi può succedere, ci sono tu devi andare a combattere, perché magari poi i finanziamenti vanno a 10 film lituani e a nessuno in Italia, quindi e lì non è come in Italia dove puoi fare una telefonata, è proprio, ci sono, non, sono segreti anche chi ti giudica, e quindi insomma vi assicuro che riuscire a strappargli questi 400.000 però è stato veramente grazie, è una cultura che in Italia non c'è, perché comunque quando poi uno parla con i produttori sembrano cose sempre superflue. Io sono anche contento di aver fatto questo esperimento, cioè di aver, grazie ai disegni, raccontato un film e dimostrato insieme, non parlo di qua, no, siamo tutte e due, aver dimostrato che l'investimento sul disegno non deve essere sofferto come una spesa, è un cioè deve essere vissuto come un investimento, perché se tu mostri, essendo il cinema una cosa bidimensionale, certe volte più un disegno, che è una cosa bidimensionale rispetto a una scrittura, ti comunica cosa in alcuni film magari no, ma in alcuni in film molto visivi, anzi è una strada a volte più potente rispetto alla sceneggiatura. Quindi questa operazione che nelle pieghe siamo riusciti a fare convincendo in qualche modo, anche devo dire con la buona volontà di Marco, che alla fine abbiamo lavorato, che altro lavoro è stato fatto anche molto in amicizia, più che proprio, cioè alla fine
abbiamo sposato un po' questo progetto, però oggi è stata la dimostrazione di come, infatti ho visto anche sulla nuova legge cinema che mi sono letto, come per esempio nelle proposte di nuovi cineasti c'è anche la possibilità di allegare, prima non c'era, non credo sia ripreso dal nostro film, però c'è un movimento, no? C'è un movimento. Adesso, prima doveva, era obbligatorio per i cartoon, ovviamente tu presentavi al finanziamento statale un cartone animato, ovviamente portavi storyboard, bozzetti. Adesso ho letto c'è anche film che hanno una ambizione visiva e sono ben volute tutte le immagini, reference, disegni che possono aiutare chi ti finanzia a visualizzarlo. Quindi ora al di là di tutto il film, che bello brutto che sia, però credo che il nostro è stato un esperimento abbastanza esemplare da questo punto di vista. Sì, credo che sia stata buona di me, non una cosa... o non parlo, non dico una parola, poi se mi viene lo lascio parlare, quando lo porto qua lo faccio, lo facciamo sfogare, ma dico che sia stata proprio una chimera un po' nel panorama italiano il tipo di lavoro che abbiamo fatto, credo. Anzi, speriamo che non sia una chimera, speriamo che sia sempre così, però a me personalmente è la prima volta che capita in maniera così come importante lavorare così tanto come storyboard artist a un film. Io dico sempre, anche tu, che c'è una versione disegnata, una versione cinematografica, una versione girata di questo film, per cui ovviamente oggi siamo qui anche a raccontare qual è stata l'esperienza dallo storyboard al set, cioè come poi lo storyboard si è evoluto, ci ha dato la possibilità a Cosimo di girare quello che poi ha girato e come di essere vivo anche dal punto di vista tecnico. Quello che volevo dire riguardo al notebook, una cosa carina, che poi tutti quelli che vedevano questo film, no? Io mi ricordo, allora io ho conosciuto Cosimo quando, possiamo dire, questo progetto era un progettino, no? Era una cosina che piccolina, che stava, che non sarebbe fatta mai, che non si sarebbe fatta, forse sì, forse vediamo. Poi abbiamo cominciato a lavorare, si doveva fare, diciamo che si sarebbe fatto, abbiamo cominciato a fare gli storyboard e poi io ho visto proprio che chiunque vedeva poi il lavoro, anche gli attori, no? Anche sì, gli attori, anche altri produttori, anche soprattutto gli attori, possiamo dirlo. Poi quando vedevano il libro, che è questa cosa che sta lì sotto, che hai fatto vedere prima, cose quelle possiamo anche far girare, magari poi se lo guardano. Sì, sì, sì. Chiunque lo vedeva ti diceva: no, non ho mai visto una cosa del genere, sì, voglio fare il film, ovviamente. Sì, è stato uno strumento anche promozionale. Anche dal punto di vista, esatto, promozionale. Io mi ricordo anche Claudio. Sì. L'ha detto, raccontato pure a Venezia questa sì, cosa, mi ricordo, sì, che lo dice sempre, che quando ha visto poi il film disegnato in questa maniera, perché ovviamente parliamo di tanti disegni, e poi ci sono anche i suoi character, tutti lui, tutti i bozzetti, tutte le scenografie, questo si è disegnato tutto, prima di... Quindi chiunque vedeva poi questo materiale rimaneva affascinato. E io devo dire che, l'ho detto in altre sedi e ho piacere di dirlo anche qui, io è vero, mi sono innamorato subito di questo progetto, perché era un film, secondo me un film forte, che era complicato da fare, ed è un film coraggioso sia per l'argomento di cui tratta, in maniera anche divertente, perché è una commedia scorrettissima, quindi sicuramente divertente, però mi sono innamorato subito di questo progetto perché secondo me aveva un taglio vincente. Quindi, come ha detto Cosimo prima, ci ho messo anche il cuore, oltre alla professionalità ci ho messo veramente il cuore, e sono molto contento di quello che abbiamo fatto insieme, e sono contento che sia servito poi anche dal punto di vista proprio economico, no? Per prendere tutti quei finanziamenti, e se li avessimo avuti prima, chissà che... Poi diciamo che ovviamente possiamo dire che tutto quello che abbiamo fatto non è stato possibile poi farlo. Però insomma buona parte delle scene del film corrispondono esattamente. Poi c'era la controfigura, ma non è stata... Poi non è stata... Per esempio lo storyboard è servito... E finisco subito. No, è servito proprio perché senza lo storyboard non era possibile immaginare delle scene dove erano previsti interventi di effetti digitali. Perché voi dovete pensare che Claudio Santamaria... gli sono state cancellate le gambe per ogni scena, praticamente per tutto il film lui, quando viene incontrato, comunque non ha le gambe, lei non ha le braccia, ci sono delle scene veramente complesse, complicate, cioè
però lei non ha le braccia e quindi andavano progettate in un certo modo, e dal punto di vista tecnico, proprio a livello tecnico, immaginare di fare questo intervento digitale su un attore in una scena, anche la scena va progettata in un certo modo, perché ovviamente a seconda di come poi noi andiamo a girare la scena, di come inquadriamo l'attore, diciamo l'effetto viene più o meno bene, quindi bisogna essere anche bravi in questo, e questo va progettato, non è che si può arrivare sul set e dire vabbè allora lo facciamo, poi ci pensiamo, bisogna già sapere quella che sarà la scena, e questo è stato un lavoro. Poi devo dire che noi ci siamo trovati, perché lui è precisissimo sul lavoro, io pure, per cui è nata subito una sintonia che poi è stata importante. Ma infatti forse un'altra cosa, visto che siamo in una scuola e quindi credo che ci sono cose di cui normalmente non si parla, e forse è il caso, per esempio lo storyboard, in quel film come questo c'è una figura che è il visual effect supervisor, che in questi casi, con cui l'unico modo per comunicare è il disegno. Questa è una cosa che in tutti i film internazionali è assodata. In Italia siamo ancora un po' alla matriciana, però la realtà è che per comunicare un effetto digitale, anche per la cosa più complessa è stata fare superata la parte che i soldi uno li ha presi, poi c'era per capire quanto costa realmente il film, quella è una cosa in cui lo storyboard è fondamentale, perché gli effetti digitali fanno il preventivo sullo storyboard, non lo fanno certo sulla sceneggiatura, cioè la sceneggiatura non dà tutte le informazioni necessarie per poter fare un preventivo di un effetto digitale, qualsiasi esso sia. Ora io ci avevo, infatti lo storyboard anche a cosa è servito, questa donna senza braccia che è protagonista del film, l'effetto, e mi collego a quello che ha appena detto per essere ancora più specifici, l'effetto non avevamo il budget necessario per fare tutto l'effetto con gli effetti digitali, quindi abbiamo pensato di fare tutta una serie di scene con degli abiti che, mettendo lei con le mani legate dietro, lei potesse sembrare semplicemente, quindi in modo normale, poter fare questo effetto senza effetto digitale, perché c'era un budget per fare gli effetti digitali, ma non sarebbe mai bastato per fare tutte le scene. E ancora lì entra in campo lo storyboard, perché nella noia e nel lavoro del disegno, uno piano piano diciamo, in questa scena che facciamo? Vestito, mettiamo l'abito, in quest'altra ok, disegna le spalle scoperte, e quindi alla fine lo storyboard è anche un lavoro di progettazione che serve per generare un preventivo degli effetti digitali, nel caso solo dell'effetto della donna, ma potrei citarne perlomeno una decina di altri, in cui disegnare una cosa sullo storyboard, cioè, è proprio uno strumento tecnico per il preventivo. Per esempio nel caso di Claudio, che non ha le gambe, abbiamo lavorato molto anche su una controfigura, vale a dire che avevamo una sedia con una scatola verde sotto le gambe, per cui in certe scene, quando c'era un totale della sedia a rotelle che arrivava, si poteva cancellare. Mi interrompo un attimo, perché la scatola verde? Perché esatto, come si inserisce, no? Qui era una scatoletta verde che veniva cancellata. Però anche questo c'ha un costo, c'ha un costo a fotogramma, per cui diciamo io ho dovuto, certo se ero, non so, se ero Scorsese non ce l'avrei avuto questo problema, ma non essendo Scorsese ho dovuto dire in quante scene abbiamo dovuto dire, perché è stato tutto un lavoro che abbiamo fatto insieme, in quante scene vogliamo vedere Claudio senza gambe? 4, ok? Anche un po' di più. Poi le altre come si fa? Controfigura, quindi lo storyboard è stato fatto tutto in modo che c'erano delle scene dove lui nel primo piano, fino a qua io lo potevo inquadrare, quando poi doveva girare era ripreso di spalle, dovevamo una controfigura veramente senza gambe, abbigliata esattamente come Claudio, e quindi è stato fatto tutto un gioco di campi e controcampi lungo tutto lo storyboard, che è ovviamente un processo creativo, però allo stesso tempo è proprio un processo produttivo. Perché se non avessimo fatto questo lavoro, noi probabilmente, perché poi un film è una cosa spietata, cioè l'ultimo giorno deve essere costato quanto tu l'hai preventivato, e quindi a maggior ragione quando hai tutti questi effetti, lo storyboard, perché nessuno parte, noi abbiamo avuto, cioè ci ho messo 4 anni per fare il film, non è una cosa che uno inizia, cioè noi abbiamo, ci siamo conosciuti che ci avevamo i capelli. Quasi tre, cioè perché poi fai tutto lo story, poi questo storyboard, cioè questo film fatto così costa troppo, tagliate 50.000 euro, e allora va, ritorni, ciao.
veloce. In questo colgo l'occasione per fare un complimento al vostro professore, perché credo una caratteristica importante dello storyboard artist è il carattere. Cioè non è una gara di disegno lo storyboard, questa è una cosa che io, a cui io sono arrivato, cioè non è una gara di disegno, anzi, cioè è un lavoro alla fine molto psicologico. Esatto, sì, pure un po' psicologo devi essere, perché sì. Pure devi capire, non è. E poi, per esempio, Marco, cosa che a me mancava molto, sicuramente perché ha fatto storyboard con altri registi, ma anche conosce bene il fumetto, ha una buona conoscenza del linguaggio cinematografico, cosa che io forse poi dopo un film uno acquisisce, però il linguaggio cinematografico è una cosa che è un po' istintiva, è anche una, cioè, sapere come raccontare un'azione attraverso tutta una serie di inquadrature, data quell'azione scritta, quali sono le inquadrature che meglio potenziano l'emozione che tu vuoi rendere con quella sequenza. Ecco, quindi questo è cioè, mi ricordo il discorso sulla simmetria, che io partivo tutta azione, facciamo azione ovunque, invece tu volevi la simmetria nelle scene, ti ricordi questa cosa? Che era, non te la ricordi? Tra le mille, baccagliamenti, sì. Comunque sicuramente la difficoltà dal punto di vista, per quanto mi riguarda, devo dire, non è stato difficile, lavorare con lui è stata una cosa veramente bella, dal punto di vista creativo, umano, è stato bello perché ci siamo trovati, quindi quando si lavora bene, quando ti trovi in sintonia si lavora meglio, si lavora anche più di quello che prevedi col sorriso, ovviamente, perché sei contento di quello che sta venendo fuori. La difficoltà, devo dire, è stata soltanto immaginare, cioè forse anche di diversificare un pochino le sequenze, perché avevamo talmente tanto lavoro da fare che poi poi devo dire che la mia esperienza è ogni scena di questo film, io sono legato a tutte le scene, perché ogni scena c'ha ovviamente dei segreti, delle cose che ricordo, ma c'ha un'anima, ogni scena c'ha una sua anima, no? Siccome poi i personaggi di questo film sono molto iconici, come si dice, sono molto monografabili, monografici, ok, sono dei personaggi da fumetto, sì. Per cui ognuno di loro ha una didascalici anche un po', no? Cioè nel senso sono dei personaggi come in molti fumetti che c'è un nano cattivissimo, allora c'è un uomo senza gambe, sì. C'è una donna senza braccia, infami, cioè, tutti uno basta senza cervello, sì, esatto, sì. Perché però insomma sono anche accentuati, quello senza cervello è uno che fa un sacco di canne, fuma un rasta, ma noi abbiamo quella cosa che avevamo preparato, ce l'hai tu quello che avevamo preparato per la casa del cinema, sì. Perché magari volendo, perché ti facciamo vedere una cosa, forse sì per capire anche. Non so, o ci sono delle domande, forse? Niente domande, tutti i timidi? Colpa tua, lei mi dici? Non credo proprio. Domande. A domanda. Una cosa, come vi siete approcciati? Cioè, il primo approccio allo storyboard, qual è stato? Tu hai dato l'idea del film, tutto ciò che avevi pensato sul film e avevi iniziato a fare delle bozze insieme, in questo senso? Abbiamo iniziato a fare delle bozze insieme, ma in realtà sì, tu avevi delle idee non così chiare. No, abbiamo iniziato. Basta, rispondo io. Vai, io intanto. Abbiamo iniziato leggendoci il film, chiacchierando un po', anche perché non ci si conosceva ancora. E poi abbiamo iniziato da una scena, abbiamo preso una scena per rompere il ghiaccio, tra l'altro una scena abbastanza complessa, c'è un uomo che taglia il braccio a un altro, non ce l'abbiamo, un uomo che taglia, e quindi abbiamo iniziato a lavorare così, trovando su quella scena un metodo, provando un metodo che è stato innanzitutto filmarci, cioè con l'iPad fare dei tentativi di ripresa, poi schizzarla velocemente per arrivare alla fine, perché come tutte le cose, ma come anche nel disegno, è inutile rifinire una cosa se non sai che è. Poi ti interrompo un attimo, io personalmente questo è anche un metodo che uso io,
Io di solito quando lavoro con lui, come con tutti gli altri, la prima stesura è proprio una cosa, va bene, come la immagini, lui chiacchiera, ci confrontiamo, io disegno, lui anche dalle sue idee, ci confrontiamo, quello che esce fuori è una cosa che è illeggibile per chiunque tranne che per noi, immagino, e poi dopo, successivamente, poi prende forma proprio lo storyboard con una prima stesura che diventa una cosa un pochino più leggibile e appetibile per tutti. Poi dopo quelli li abbiamo anche sistemati perché avevano uno scopo ben preciso. Perché sai un'altra cosa, adesso mi viene in mente, che credo possa essere interessante in un contesto come quello di oggi, una cosa che abbiamo fatto molto e che quando vi capiterà di lavorare con dei registi, sono sicuro, facendo storico per i registi o se già non lo fate, che è una cosa che aiuta tantissimo, è essere in grado di disegnare una pianta di un luogo e simulare i punti di vista, perché in realtà poi il regista cosa fa? Poi nel caso mio l'avevo anche scritto il film, quindi c'ho tutta una serie di pippe mentali mie, cioè di cose. Allora, diciamo, per fare chiarezza, la cosa migliore, facciamo finta che, come la location, uno la scarabocchia un po', tipo nel caso di quel, c'è questo che doveva stare sulla banca, con la banca, ma anche con questa scena del taglio del braccio, che era un cortile dove al centro c'era una sedia da barbiere, dove quest'uomo doveva stare lì, un altro deve tagliargli un dito, sbaglia e gli taglia un braccio, quello è un po' il concetto di quello che doveva succedere. Adesso spoilerato. Però lì però è molto veloce, proficuo, se la persona che disegna, lo storyboard artist, è in grado di dirti: guarda, cominciamo da qua, se metti la su uno scarabocchio in pianta, se metti la macchina qua si vede questo, se poi la mettiamo qua si vede questo. Cioè quando uno riesce a padroneggiare l'effetto, cioè il risultato della ripresa sulla base di un ambiente, quello aiuta tantissimo. Perché? È una cosa che poi credo che sia anche un po' una specialità che uno acquisisce con l'esperienza. Beh, perché non è che proprio è una cosa che devo dire, è una cosa per me fondamentale, cioè perché non è saper fare, essere uno storyboard artist non è saper disegnare bene, bisogna saper disegnare bene, perché come vi dico sempre, se c'è un bel disegno, chi lo guarda è sempre ben disposto, è sempre disposto in maniera migliore piuttosto che verso un disegno fatto male. Quindi il disegno deve essere sempre fatto bene, però prima del disegno ci deve essere la costruzione e la credibilità di quello che noi andiamo a disegnare. La credibilità che cos'è? È il fatto che se lui mi chiede: voglio inquadrare questa cosa da qui in un certo modo, io devo essere in grado di immaginare, visualizzare sulla carta quello che da questo punto di vista io vedrò nella macchina da presa. Scusate, oddio, non avevo spento. Vai. Scusate. Quindi la cosa importante è questa, la cosa. T'aspetto. No, lo spengo poi. È lo sceneggiatore del film. Sì, è lo sceneggiatore, non mi ricordo cosa rispondere adesso. Quindi qual è il discorso? È saper immaginare in maniera credibile e fedele poi che succede. Che magari mi sta vedendo su Facebook. Sta vedendo su Facebook. Ciao Luca. Ci stai vedendo. Forse sei in diretta su Facebook. Se non è in diretta su Facebook, se non sei in diretta su Facebook, ti devo riagganciare e ti chiamo siamo in più tardi. Comunque. Scusami, ciao. Benissimo. Allora, dicevo che. Sì, la cosa importante è. Dopo è capire quello che andiamo a inquadrare, per cui non è saper disegnare, uno fa un bel disegno. A me è capitato anche in passato con altri film dove sono stato chiamato per sostituire poi magari delle persone che avevano una volta che non erano così esperte, quindi sì, magari il bel disegno funziona, però poi al regista fondamentalmente quello che vede è completamente diverso da quello che succede quando io poi piazzo la macchina presa qui. In tutto questo faccio una piccola cosa didattica, cioè per questo io vi insegno e vi distruggerò fino alla morte con la prospettiva, perché senza la prospettiva, io ho portato qui un regista vero, lo potete toccare, no, esiste, no, non lo toccare, però è vero, cioè esistono, non sono, esistono veramente, la prospettiva è fondamentale, senza quella è lo strumento più importante per fare questo processo, cioè poi dopo io vado a casa,
faccio un disegno bellissimo, bello, ti piace, dico che l'ho mandato sul gruppo. Sì, poi non è detto che il disegno più bello sia quello più utile. Perché, per esempio, io ho avuto la fortuna di conoscere Paolo Morales, perché io da scenografo mi è capitato spesso di avere a che fare con lui. Lui per esempio aveva, secondo me, trovato quell'equilibrio, ora senza togliere niente, cioè, sarà un maestro, l'equilibrio di non mettere troppe cose dentro gli storyboard. Esatto. Ci sono delle volte delle cose superflue, delle cose che per rendere più bello un disegno uno aggiunge e che poi in realtà lo rende meno proficuo. Perché mi hai anticipato l'altro elemento al quale io proprio cerco sempre di tengo sempre presente, è la leggibilità. Ecco, sì, sì. Cioè, lo storico deve essere bello, deve essere fatto bene, deve essere preciso, ma deve essere disegnato bene, deve essere credibile, ma deve essere leggibile. Perché se io faccio un disegno in un frame che, per quanto possa essere disegnato grande, parliamo comunque di frame di questa grandezza, o comunque sia, chi lo guarda con un atteggiamento di... cioè, chi lo guarda, non sta guardando, non deve fare mai una gara per vedere quanto siete bravi, perché se non siete bravi comunque... se posso dire, non si fa questo lavoro. Certo. Però la leggibilità è importantissima, per cui un'inquadratura deve essere, ci deve essere quello che serve nell'inquadratura, e quello che serve nell'inquadratura deve essere disegnato bene in maniera credibile. Da qui poi viene fatto uno storyboard. È quasi, secondo me, parlando di storyboard, visto che lo fate tutti, secondo me quasi la cosa più importante è quanto questo sia espressivo. Per esempio, io, per esempio, gli storyboard di Marco sono molto espressivi, cioè nel senso che oltre al disegno capisci anche un po', no, il mood di quel personaggio, no? Il fumetto. Come? Merito il fumetto. Quindi poi magari ci sono poche cose, magari c'è solo un primo piano, sì, dietro ci sarebbe la stanza, ma magari la stanza nemmeno c'è in quell'inquadratura. Perché poi, fra l'altro, questi storyboard, quando poi sei sul set, sono due o tre pagine spillate negli ordini del giorno di tutta la troupe, in posti improbabili, sui set in esterno, magari di notte, quindi sporchi di caffè. Quindi alla fine queste tre pagine che ogni giorno vengono date, quando c'è lo, noi avevamo lo storyboard quasi tutto il film, quindi quasi tutti i giorni c'erano queste, ogni persona, quindi poi non è che vanno in mano quasi sempre, quasi mai anzi, a grandi cultori dell'arte, del fumetto, del disegno, vanno in mano al costumista, allo scenografo, al direttore della fotografia, a quel gruppo di persone che quindi sono quelli che però lo apprezzano. Lo apprezzano, però hanno bisogno, non è che hanno bisogno, non ti faranno mai complimenti quanto è bello, hanno bisogno di sapere che cosa devono girare. Ti anche fare, perché mi fare i complimenti per come è fatto bene, preciso, come sì, funziona. Infatti noi l'abbiamo molto, cioè il nostro direttore della fotografia lavorava con lo storyboard, cioè nel senso io cioè, tutto il giorno si lavorava, questa l'abbiamo fatta, spuntavamo le inquadrature, oppure ahimè è successo tantissime volte, questa non la facciamo, però avveniva sul set la mattina, cioè comunque se c'hai tutto, se il tuo sogno è quello di quelle 12 inquadrature, c'hai poco tempo, ne farai 8, se hai lo storyboard con i tuoi collaboratori puoi capire se quale fare e quale no, ancora di più quando c'è la pianta. Una cosa che c'era, il fatto che rettificare poi con le location lo storyboard è utile, perché praticamente quel giorno lo storyboard muore, però e diventa dei punti macchina, cioè lo storyboard diventa dei punti macchina, cioè questa la fai da lì, questa la fai da là, e quindi la chiarezza. Ma serve anche se, allora, l'utilizzo dello storyboard c'ha un lato. Poi c'è anche chi non lo ama, ci sono registi, ovviamente molto più titolati di me, che per esempio lavorano in un altro modo. Diciamo il cinema più industriale sarà sempre di più, secondo me, e lo è già adesso, sempre più legato allo storyboard, perché è quello che ti permette di non so se di fare un film migliore, sicuramente di ottimizzare i tempi di lavoro. Ma io posso dire per esperienza, tutti i registi che ho lavorato, che quelli che lo utilizzano hanno sicuramente traggono giovamento dall'utilizzo dello storyboard. Perché? Perché nel momento in cui guardano lo storyboard, dicevo, lo storyboard c'è un utilizzo sia propositivo ma anche opposto, cioè ti fa venire delle idee, ma ti fa venire, nel senso, ti costringe anche a togliere delle cose. Per cui magari guardando lo storyboard tu, se capisci che quella cosa che avevi immaginato non sei, in realtà non ti serve, perché ai fini della sequenza, ai fini del montaggio, della regia, capisci che quella cosa magari non ti serve, oppure ti stimola a farti venire altre idee, perché non è detto che poi quello che fai alla prima volta viene sempre bene. Anzi, sicuramente quante volte abbiamo rifatto
la rapina e altre scene. Altre scene da poter rifare perché sono cambiate di location. Certo, magari tu ti sei immaginato un posto, quel posto è diverso, la rapina. La banca, non avevamo la banca, abbiamo immaginato con... Abbiamo fatto proprio un disegno tecnico immaginario della banca, poi la banca ovviamente era diversa, non è che uno trova, e quindi poi abbiamo applicato alla banca vera, però le rettifiche sono state tante, ma di un 30%, che abbiamo dovuto buttare proprio tutto. No, perché bene o male l'idea di quello che succedeva era quello, che sarebbe successo era quello, per cui poi si trattava di adattarlo allo spazio che avevamo. Io non so se tu puoi far vedere così, diciamo, un po' di curiosità la scena della storia. Io farei il taglio del braccio, perché questa è una cosa che riguarda molto lo storyboard, il taglio del braccio. Cioè, questa scena che state per vedere, beh, magari non vi farà stimolo. Non siamo qui per valutare la bellezza della scena, siamo qui per dire lo storyboard. Questa scena ha una sedia da barbiere che è stata bucata per far entrare le gambe vere dell'attore, che poi aveva due prostetici attaccati che simulavano, perché quello era un effetto meno costoso, cioè era più meccanico, e quindi faceva parte delle scene dove l'effetto digitale doveva essere eliminato a favore di un altro effetto digitale, che è quando viene tagliato il braccio, questo braccio viene staccato praticamente, cioè sono dei filamenti di sangue, di tendini, che quelli sono stati fatti con l'effetto digitale. In più c'era, a un certo punto finisce che il braccio arriva sotto macchina, proprio boom, arriva qua, quindi è un finto braccio che viene tagliato, fatto col prostetico, identico al braccio di Claudio, e un topo che gli passa vicino. Tutte queste cose, effettivamente, chi ha girato qualcosa sa che senza una preparazione, quella mattina ci deve essere una sedia bucata, le gambette finte, il braccio di gomma, e il pezzo di acciaio che stacca il braccio, c'è tutta una serie di cose. Allora, vede la scena, dice è una scena, però questo solo con lo storyboard, cioè questo tipo di, oppure puoi anche, se non fai lo storyboard, puoi perderci 3 giorni. Immaginate che dietro questa scena c'è un lavoro, è una scena che dura quanto, dura un minuto, meno di un minuto, c'è un lavoro incredibile, perché poi o comunque c'è un lavoro che senza averlo programmato, sia a livello di preventivo e anche, cioè, senza averlo proposto con lo storyboard, poi ritagliato e ridotto un po', fino a che non siamo arrivati che questa scena si poteva fare con i soldi che aveva nel budget generale del film, e poi quindi dato ad ogni reparto, perché c'era David Bracci che ha realizzato i prostetici, nel corridori che ha fatto la sedia, che peraltro doveva avere il buco ma doveva anche girare, perché questo, quando gli staccano il braccio, gira un po' all'impazzata. Poi quindi non spoilerare, vediamo. Va, vediamo. La versione lunga, la versione cambiata, la versione del brutta, ricordi? Non mi ricordo, ma noi come l'avevamo montata? Ma non ricordo, tra l'altro questi sono gli storyboard, quelli proprio i primi che abbiamo fatto, che sono quelli pure. Se no io c'ho la scena. Questa è la prima scena che abbiamo fatto. Disegnato, dici? Sì. Però sono gli storyboard più di meno. Ok. Vabbè, proviamo a vederlo, no? Ma c'è tutta la scena? Direi di sì. Sì, c'era. Però c'è quella che abbiamo utilizzato alla casa del cinema. Vai. Apro. No. Vado. Vabbè, questa è una Fecciamo cosa. Che abbiamo... luce, forse. Questa è una cosa che abbiamo utilizzato per un altro incontro, però funziona bene. La scena scusate. Io poi sono un fan degli storyboard, dei fumetti, insomma, anche questo, Non so se si sente. Vabbè, questa è una cosa che abbiamo utilizzato per un altro incontro che abbiamo fatto. Ecco, lui è lì seduto, col braccio, arriva questo. Era il tatuaggio che c'era sul braccio. Perché lui sul tatuaggio, essendo un personaggio essendo un personaggio, diciamo, poi lo raccontiamo un po' il personaggio di Claudio. Quindi ho iniziato a tagliarmi la mano? No, allora all'inizio, poi ti dico una cosa. Sì, doveva tagliarti la mano. Io non lo sapevo. E poi. Sì, infatti, poi invece abbiamo cambiato, ma non abbiamo cambiato lo storico, è vero.
Io, alla fine qui... io l'ho scoperto a Venezia. Sì, infatti. Sono proprio da ridere. Vedi, quindi lui gli sta tirando il braccio e lui lo stacca. Fa il volo col braccio, questo poi non l'abbiamo, è una delle scene che abbiamo tolto. Lui gira. Tiene in mano il braccio. Ah, non c'è il finale con Toto, vabbè, però c'era disegnato il film. No, non c'era. Vabbè, queste sono un po' di scene, immagini. Poi raccontiamo la cosa che Claudio era bravissimo, che ogni tanto è entrato. Sono un po' tagliate queste foto. Cioè non si vede il braccio. Ah, poi il sangue, le siringhe che spingevano il sangue, insomma c'è tante cose da fare. Adesso c'è la scena. Sì, adesso facciamo. Ah, questa è la versione lunga. Che cazzo ci fa? Cecciona. Va a lavorare, va. E va a lavorare, ti dai, ti muovi. Va. Vai. Ma sei sicuro? Oh, quello del cemento, ho detto di sì, dai. Me lo ricordo, dopo 2 ore ti arrivate dal cazzo. Ragazzi, devo andare a lavorare, non vuoi rottura di coglione. Sì, sì, ti piuttosto sei sicuro, sì. Allora, fatto. Corpo piazzato bene, parte un secondo come un giallo. Al di là di come passa, però era, cioè, non era, era ingirabile senza, ci sono tutta una serie di dettagli che sono stati preparati apposta per insomma, diciamo ovviamente che stiamo parlando di un film, una commedia grottesca, sì, certo, alla fine, per cui ovviamente è una commedia un po' sopra le righe, sono delle situazioni bizzarre dall'inizio alla fine, per cui questa è una di quelle più, non so cosa pensate di gente a pensare di sempre per fastidio. Lo so, lo stesso, però è la personalità del film, secondo me. È il taglio del braccio. Cioè, ci sono stati vari litigi in fase di edizione del film, se lasciare sto taglio o meno, però insomma fa parte della storia, perché poi lui in realtà si taglia, si deve tagliare un dito per poter. Ah, ok. Magari bene. Faccio avanti, domande? Un'altra sì, riguarda il taglio del dito. Quante scene sono state poi girate dallo storyboard ma sono state tagliate in fase di montaggio? Forse nessuna veramente.
perché le scene no, abbiamo invece viceversa storyboardato delle scene che non abbiamo mai girato. C'è un inseguimento, c'è un contrario, nel senso, a parte quelle che avete scartato poi in fase di quando avete girato il film, il contrario, se avete scartato magari scene in fase di montaggio. Vuole sapere se ci sono le scene segrete quando esce il DVD? No, io ho capito. Se ci sono scene che magari hai detto questa non è molto. Abbiamo. Veramente no, cioè guarda, io credo che ho montato tutto ciò che abbiamo, se ho capito bene la domanda, abbiamo praticamente montato tutto ciò che abbiamo girato, alcune scene sono state tolte, ma per esempio sono state tolte tutta una serie di ritratti che avevamo fatto, ma che faceva parte della parte del film non storyboardata, perché comunque io dico, abbiamo storyboardato tutto il film, la verità è il 75, ci sono scene a tavola di due persone che comunque non abbiamo fatto lo storyboard. Quindi diciamo, però siccome c'erano tante scene che lo richiedevano, sì. Per cui sì, effettivamente no, poi abbiamo montato tutto. Anche perché quando si arriva a girare, in realtà le scene sono quelle, non è che una scena poi la gira, e forse serve, forse no. Quando si arriva a girare la scena, quella si utilizza, semmai si taglia. Per esempio, c'è una scena importante che era la scena di inseguimento, che era un inseguimento meraviglioso, le Spielberg, secondo me non l'avrebbe fatto. L'avrebbe fatto meglio di me, sicuramente. No, però l'avrebbe fatto. La Spielberg, però non abbiamo potuto fare perché non si poteva fare, perché non ci avevamo per i soldi. Per i soldi. Il motivo più banale. Quindi c'è il KGB che registra. No, perché alla fine poi. È bello perché tutto la realtà è che. Quando si disegna, voi lo sapete meglio di me, uno tende a esagerare, no? A sognare, e quindi qualche scena che alla fine, cioè io credo che la volontà mia, ma veramente anche dei produttori, è stata cerchiamo di fare tutto, però poi questo lungo anno di avvicinamento per fare in modo che il progetto coincidesse col budget che avevamo, sono stati qualche morto e ferito, e ovviamente tra cui anche molte scene che avevamo disegnato. In particolare questa dell'inseguimento, perché c'è una scena dove c'è questo nano che su un quad fugge dalla polizia, che abbiamo girato, però diciamo noi avevamo disegnato proprio Fast and Furious, cioè proprio era questo, c'era addirittura la scena dove questa moto doveva, sai, con l'effetto quello dove l'effetto, cioè che la moto va per aria e vedi le ruote che si muovono piano piano, cioè quell'effetto che si vede, sognavamo, ci guardavamo i film, faccio così, poi alla fine è andato via tutto, passata a Vin Diesel, sì, esatto, no quella cosa è quella, e da altre diciamo, però insomma credo che tutti fanno i conti con queste cose, insomma credo chiunque, ma in tutti i campi, insomma io devo dire comunque sono contento del fatto, anzi devo dire che il fatto di fare lo storyboard di un film, di disegnarlo molto, dà a tutti la sensazione che sia una cosa molto progettata, a volte anche più, no? Quando vedi due righe scritte, e quindi anche da parte chi ti deve finanziare c'è anche più timidezza nel tagliare, perché vedono arrivare questa cosa, è perfetta, sarà bellissima, perché comunque la immagine, allora quindi è più, combatti meglio con uno storyboard, no? Se devi proporre, quando proponi un film, proponi un progetto, se c'è uno storyboard ti fa iniziare, noi addirittura abbiamo aggiunto anche delle foto, cioè il progetto era storyboard, bozzetti, anche foto di location, l'outfit degli attori, no? I costumi, cioè si è fatto proprio perché chi se lo poteva, per far immaginare, anche perché comunque nonostante tutto la cifra che abbiamo raggiunto, 2,5 milioni per un'opera prima, è abbastanza importante, cioè non... Infatti io racconto sempre questa cosa, perché dicevo prima, da piccola progettino che poi è diventato poi importante, perché poi chiunque entrava, io ricordo nomi di attori che mai fatto, che potevano fare il film, che non farò qui, che non hanno poi, che poi tutti lo volevano fare, no? Beh, insomma, tanto, comunque sui disegni, perché comunque il disegno, se Dio vuole, è ancora quella cosa meravigliosa, per cui che affascina, che seduce. Molto più di quello che se noi disegniamo pensiamo, cioè a volte un disegno, io adesso sto preparando per esempio un nuovo progetto, se Dio vuole,
e già sto iniziando a disegnare, già in qualche modo mi rendo conto che è proprio uno strumento che può viaggiare parallelamente alla sceneggiatura e che ha proprio un suo compito nel catturare l'attenzione, nel sedurre chi deve poi credere, no, in questo film. L'immediatezza di un disegno ti racconta in un solo frame tante cose che una sceneggiatura, che aiuta assolutamente ed è fondamentale, però metterle insieme è un'arma molto più potente, perché la sceneggiatura te la leggi e ti racconta, te la devi immaginare. L'immediatezza del disegno vicino alla sceneggiatura ti dà subito la visione di quello che tu stai leggendo, per cui io immagino che per chi poi si trova a dover valutare un progetto è un qualcosa di importante, di veramente, forse tutto questo clamore che ha avuto nel a livello professionale, noi lo sappiamo, non ha avuto clamore fuori, ma noi che ci abbiamo lavorato, poi chiunque lo vedeva, ne parlava, produttori, attori, per cui forse è anche una cosa, tra parentesi, che non sono abituati a vedere, no? Perché il lavoro che abbiamo fatto, forse la forza del lavoro di questo lavoro è stato proprio questa, che forse tanti film vengono fatti e molti film, la maggior parte, non hanno una progettazione del genere, per cui anche chi si trova davanti a un lavoro come quello ovviamente viene subito. Infatti My Movies ha fatto un libro sul film, non so se l'ha fatto vedere. Cosa di My Movies? No, noi siamo andati al festival, cioè il film è stato preso al Festival di Venezia e ad altri festival a cui stiamo partecipando. L'hai fatto per nessuno. E a un certo punto, appunto, adesso io... No, fai vedere pure quell'altro, perché sono belle tutte. Però questo, insomma, My Movies... vabbè, lo faccio girare, così non si vede. Comunque, diciamo, anche dopo nella promozione... Vogliamo farci il... da quello, gli danno un'occhiata, no, il mood book. Questo? No, questo... Scegli la base. Questo, dai, così danno un'occhiata. E la... anche nella fase promozionale, il fatto che il profilo del film avesse... Cioè, alla fine si è scoperto, perché anche in modo inedito per un film, che il fatto che il film avesse tutto questo lavoro grafico, nella fase di promozione poi è stato utilizzato anche dai distributori, è stato utilizzato tantissimo, tant'è che siamo arrivati al punto che appunto My Movies, che ha appoggiato molto il film, ci ha fatto proprio un libro, un evento, un libro che appunto, fra l'altro, lega le immagini del film ai bozzetti, agli storyboard, e insomma per me è stato, mi ha inorgoglito moltissimo, ovviamente, perché mai mi sarei aspettato. Anche perché poi mentre li fai i disegni non pensi che questi disegni abbiano tutta questa vita, no? Quindi devo dire che questo, insieme anche ad altri film, almeno un paio di film che ho fatto, ma questo anche questo è uno di quelli in cui devo dire che gli storyboard, i disegni che ho fatto, il lavoro che ho fatto è stato veramente apprezzato, ma anche forse divulgato in maniera anche ufficiale, no? È stato proprio riconosciuto anche in maniera ufficiale, che è una cosa che non capita sempre. Adesso voglio fare un po' la polemica, visto che sto qua, cioè ho fatto un sacco di cose in passato, come anche farsi creditare 10 anni fa era un problema. No, parliamo della preistoria forse. Però adesso secondo me c'è il lavoro degli storyboard artist anche in Italia sta prendendo piede. Sì. Credo più per un fatto economico, perché comunque si sta vedendo come lo storyboard, perché se Dio vuole il disegno rispetto a tante cose a cui oggi il computer ha sostituito l'uomo, io credo che c'è qualche cosa nei neuroni del cervello in cui lo storyboard disegnato a mano effettivamente non potrà mai sostituire. Ci sono dei programmi, io gioco un po' con SketchUp, con dei programmi, e ci sono tutta una serie di passi che vengono fatti per simulare la ripresa, e uno ci può anche arrivare, io pure feci il tentativo con la banca, però in realtà il disegno a mano, la manualità è qualcosa che ancora, io credo sia uno degli aspetti del cinema che non può essere sostituito, ma credo proprio, non parlo di cose artistiche, proprio quanto di velocità, proprio la velocità, esatto, di immediatezza. Immediatezza, perché l'immediatezza che tu hai parlando, raccontando una scena insieme a una persona che la disegna o disegnarla tu stesso, perché ci sono stati grandi registi, ricordiamo, che hanno sempre, si disegnavano di storia, Catherine Bigelow per esempio, mi risulta anche Hitchcock è stato,
Orson Welles, insomma, viviamo. Ma anche Paolo Sorrentino, credo. Io ho visto dei, magari non. No. Comunque, si parla di storyboard, a volte certi registi, non dico fanno lo storyboard professionale, però molti di loro hanno lavorato con Maurizio Nichetti, che viene dal cartoon e ha un suo modo per comunicare legato a dei disegni. Perché fondamentalmente tu quello che riprendi, cioè, stiamo parlando di è arte, è un'immagine, per cui il disegno poi diventa una ripresa, per cui se tu ce l'hai programmato bene, ovviamente sei un passo avanti. Avete domande su questo? Qualcuno ha domande? Vai. Una curiosità. Dimmi. C'è stato, tu hai fatto una comparsa nel film? La comparsa, capito? La comparsa. Ah, certo, lui era l'autista del camion. L'autista del camion dell'immondizia, certo, ma ha insistito tantissimo. Ma non è un storico se non gli dava un ruolo. Si è preparato anche tantissimo. È vero. Mi sono inginocchiato un giorno, ti prego, fammi fare una parte. No, non è così, ha detto, o mi fai fare una parte o qua gli storici non si vede, dilla tu. Diciamo che è stato un bel regalo, sono divertito. Un giorno mi guarda e mi fa, vabbè, sta scena la fai tu. Infatti si è disegnato benissimo. Lo storyboard di quel, cioè doveva fare pochissimo, però quelli sono perfetti. L'ho disegnato prima di saperlo. Va bene. Perché su quella scena abbiamo discusso. No, perché è nata anche un'amicizia. Anche un'amicizia e una certa complicità. Infatti, ancora devo ringraziare Marco, veramente è stato, mi ha appoggiato molto. È stato anche, appunto, oltre quello che sono, come si può dire, strettamente la parte professionale, no? Che poi corrisponde ovviamente anche al compenso, perché comunque Marco, oltre a quello, ha aggiunto tanto di suo, non solo del tempo che ha dedicato al film, ma proprio sull'aspetto creativo. Ora non è per. Si può sospendere un attimo la ripresa. No, perché anche tante, proprio, io devo riconoscere, perché poi non c'è niente di male, credo, che anche tante idee su come io poi ho girato la scena sono idee che sono venute insieme a Marco, ma a volte proprio da Marco, cioè, perché poi quando disegno storyboard, lo storyboard si dice, ma scusa, ma perché questa, se c'è un buon rapporto, ti può guidare anche un po', e quindi io riconosco che tanta, ecco perché infatti le cose venute male sono quelle che ha, compresa la scena dell'autista. No, però è così, perché comunque poi è sempre un grande privilegio avere qualcuno. Magari poi uno, io anche, era la mia prima esperienza di girare un film, però è un privilegio avere qualcuno con cui onestamente si può ragionare su, perché poi quando sei lì, cioè girare un film, insomma molti di voi immagineranno, sapranno di cosa stiamo parlando, è un tritacarne, per cui quando poi devi girare meglio che puoi con una troupe di 50 persone e quindi... prende un valore enorme, è preziosissimo tutti questi fogli che uno, anche di appunti come di disegni, che uno si è preparato quando avevi il tempo per farlo, quando potevi cambiare idea, perché poi quando sei lì c'è un tassametro che gira, gente che non può di fatto conoscere la storia come la conosci tu, e quindi devi cercare di spiegare. Oltretutto, chi come me, comunque il disegno è anche un modo di comunicare molto efficace, ecco, questo abbiamo detto, cioè, perché quando sei lì e devi dire una cosa o sei tenuto a spiegare una cosa ai vari professionisti del set, il disegno bypassa, cioè taglia un sacco di tempo. È molto semplice, quando tu fai vedere semplicemente il disegno del frame, ti spiega a qualcuno, guarda che questa cosa succede alla sua sinistra, alla sua destra, indietro, perché se io la faccio di là non si può fare per questo, questo e questo, per cui il disegno, io l'immagine deve essere questa, cioè lui sta qui, facciamo una bella X per terra, quindi l'attore sta qui e qui dietro deve succedere questa cosa, l'effetto digitale sta qui dietro o sta davanti o fa... quindi questo è una cosa fondamentale, e senza dire, cioè, spiegarlo a voce è abbastanza complicato, anche perché c'è proprio il rischio del malinteso, che non è poco nel momento in cui c'hai veramente, i minuti sono contati, cioè la mattina quando programmi le inquadrature c'hai queste 12 tavole di vignette di storyboard e le vuoi fare tutte,
e quindi sono 12 inquadrature, faccio un esempio, a volte qualche giorno ne fai 9, qualche giorno ne fai 15, magari spieghiamo tre. perché magari qualcuno lo sa, quando si gira una scena non è che cioè bisogna spostare tutto lì, bisogna preparare il set, per cui, e soprattutto bisogna raccordare le cose, perché uno come sposta una cosa, poi quello deve essere sempre fedele, anche i campi devono essere sempre, tutto deve tornare. O puoi decidere di fare prima tutti i campi da una parte, poi tutti i campi, cioè, poi, però ecco, lo storyboard supera dei possibili malintesi e dà la possibilità anche agli altri di valutare le cose il giorno prima, che non è poco, perché quando tu, cioè perché tu anche solo inviando, no, attraverso l'ordine del giorno, invii via mail a tutti lo storyboard, comunque hai tutte le persone che sono quello passettino più preparate, diciamo. Quindi poi quando lo discuti la mattina, che c'hai pochissimo tempo, perché dopo mezz'ora in teoria sei pronti a girare e la prima inquadratura tu la devi avere, noi andavamo sempre un'ora prima, proprio col direttore, perché studiavamo il direttore, l'operatore e la segretaria di direzione, in base allo storyboard, quali avremmo potuto fare, a volte modificavamo, o come fare a farle tutte. Quindi fai quello storyboard, poi è incredibile, perché ti corrisponde poi anche a un piano della giornata. Quindi questa la mattina faremo questa e questa, il pomeriggio, quindi poi devi tenere conto di, cioè, ci sono tutto questo mondo articolato che ruota intorno alla troupe, dove io ritengo, ma non credo sono poco certo, che il nostro film, che ha comunque un fabbisogno tecnico, aveva un fabbisogno tecnico notevole, alla fine noi l'abbiamo girato in 30 giorni, che sono 6 settimane passando di lavoro, che sono una cifra buona per un film, diciamo, semplice, per un film dove noi comunque dovevamo fermarci sempre, perché appunto avevamo anche le necessità di questo visual effect super veduti, anche i produttori, gli attori, chi ha lavorato il film, cioè senza lo storyboard difficilmente saremmo riusciti veramente a portarlo in fondo, non dico con tutte le inquadrature, però con le inquadrature scelte, cioè comunque se qualcuna abbiamo dovuto tagliare, l'abbiamo deciso a priori, con tutto di poi quello che avevamo deciso siamo riusciti a farlo tutto. Infatti, non è scontato in un film, veramente non è scontato, cioè io da scenografo ho lavorato in tanti film dove il problema era gli straordinari, non si riesce a finire, ci serve una settimana in più, cioè queste cose di fatto fanno parte anche del compito tecnico produttivo che c'ha lo storico, visto che oggi siamo qui per parlare di questo. Infatti la mia scena tu la volevi tagliare, poi l'hai ricattato, esatto, costretto, alla fine non l'hai fatto. No, sei venuto bene, è stato bravo. Però quella, per esempio, fa l'autista scena di un camion che suona la batteria. Ah, ce l'abbiamo, perché abbiamo volendo ce l'abbiamo, volete vedere, se volete sì, va a vedere, sì, lo abbiamo, va. Così valutiamo la performance da attore, non da storyboardare. Beh, diciamo che io faccio una cosa e l'ho dovuta fare, che non avevo neanche però no, abbiamo fatto questa cosa in cui io faccio una cosa con una musica, però la musica da poi era diversa, non era la musica che avevamo. Che poi dice le scuse, poi cerca di giustificarsi, capito? Ce l'abbiamo, no. Aspetta, sì. No, ma ce l'ho per forza. È questa, sento l'audio, senza vedere. Allora, ovviamente questa. No, non riusciamo niente. No, perché secondo me è peso per il fatto che. Allora, ovviamente l'audio è basso, per cui anche il film è di musica, non farà. Spiego? Sì, dai. Storyboard non ci sono. No, ho messo solo, mi sa che è solo la clip. Ah. No, ce l'ho. No, vabbè, adesso lasciamolo andare e poi semmai facciamo vedere il storyboard. Perché questa era tutta storyboardatissima. I colori sono terribili, però. Sì, anche l'auto, questa è la musica.
Sai, so, eh? Ecco, questa è una scena complicata anche da immaginare, questa dobbiamo lavorare. I colori sono assoluti, quelli nuvole bianche che sembrano di... Vabbè. Ok, però dobbiamo farci da anche lo storico. Sì, c'è sicuramente da loro. Com'era? Solo qui, solo qua, vabbè, eh. Sì, la musica a palla fa perfetto, così. Allora, storyboard. Voi ti disegnate tutti storyboard o anche fumetti, insomma, un po' tutto? Sì. No. Fate sceneggiatura, fate, no? Guarda, lo storyboard c'ho questa cosa qui, perché era quello che avevamo portato. No, questo è quello breve. Ah, perché no, di questo ti ricordi, non l'abbiamo montato. Ce l'ho io, però. Aspetta. Ce l'ho da qualche altra parte. Ma adesso lo... Se no c'avevamo quella della danza del ventre, forse, che possiamo far vedere. Aspetta, adesso vediamo questa. So se si vede, lo faccio così. Questo è proprio lo storyboard della... Vai con quello prima. Questa è l'uscita del pugno dal braccetto. Poi c'è tutta la sequenza. Alcune scene sono state semplificate, sono anch'io. Vabbè, questa mi sa che non ce l'abbiamo, però non ricordo che sia strano. Vabbè, poi... Che dicevi? No, c'era anche la clip che avevamo preparato con lo storyboard della danza del ventre, la danza del ventre. Allora, quello forse può essere la danza del ventre, quella è una scena che ovviamente sì, perché c'è lei, che era importante progettarla bene, perché ovviamente lei non ha le braccia, per cui allora devo fare la scena della danza del ventre. Ma qualcuno di voi ha già disegnato storyboard per film? Vi è capitato? Video? Clip? No. Come? No, stavo domandando se qualcuno ha già gli è capitato di fare storyboard per film o per... Okay. Questa di storyboard. La clip con gli storyboard. Con gli storyboard della danza del ventre. Ricordo se è questa? Sì. Allora questa sì, era questa. Ovviamente l'utilizzo era necessario lo storyboard perché lei non avendo le braccia fa la danza del ventre, quindi si vede benissimo poi. Sì, e soprattutto era necessario dire in modo molto molto preciso in quante inquadrature si sarebbe visto, perché ogni inquadratura dove lei non ha le braccia, che infatti in certi punti sono proprio anche poche, perché scusami, no, niente, finisci pure, perché la domanda... No, domanda sì, in realtà più o meno me l'ha chiarito, ma l'inquadratura quindi le sceglie il regista e poi lo dice allo storyboardisti se si mettono d'accordo, li scegli. Dipende, se vanno d'accordo nella normalità. Sì, diciamo che in teoria il regista dovrebbe essere quello che prende la decisione finale, non a caso, diciamo.
E il regista poi però si avvale di, a volte, cioè per esempio con Marco, cioè a volte non è il fatto di decisione, cioè magari le proposte venivano da Marco o da me e poi alla fine si decideva abbastanza insieme. Iniziare, di trovare l'idea giusta. Poi ci sono registi che hanno un rapporto con lo storico più hanno più disponibilità come lui, e altri che magari invece hanno già in testa per una sequenza ben precisa e quindi mi raccontano quello che vorrebbero, io lo disegno in base a quello che loro mi dicono, poi ci sono sempre dei cambiamenti, però a volte buona la prima, a volte invece cambiamo. In realtà io il mio lavoro è dare, visualizzare quello che il regista ha in testa. Se poi il regista ovviamente mi dà la disponibilità, mi dà la possibilità di anche proporre, io lo faccio sempre, lo faccio comunque costantemente con qualunque regista con cui lavoro. Poi ripeto, magari a volte c'è una buona idea, a volte non serve, a volte è una cosa che non c'è una regola, cioè cambia da situazione a situazione, da lavoro a lavoro. Sì, poi ci sono tanti step, c'è uno step intermedio fra lo storyboard e la ripresa, che è il direttore della fotografia e l'operatore, che a sua volta sulla base dello storyboard magari fa lui una proposta, guarda questa invece di farla così la facciamo così, cioè poi alla fine alla fine l'unica cosa sicura è che poi alla fine il regista è quello di dire ok, facciamo così. Allora, il regista però ha una sua visione. È un lavoro di prendere le idee di tutti, no? Così o poi Cosimo aveva una serie di immagini e poi vediamo come. Sì, Cosimo aveva una serie di idee che andavano visualizzate, perché un conto ce l'hai in testa, però magari visualizzandole ti rendi conto che quella cosa funziona bene, oppure te ne viene in mente un'altra, lo dicevo prima. Oppure qualcuno ti dà un'idea, ti piace e poi la fai tua, perché è anche così, il lavoro nostro è anche quello. Però è una cosa che poi ti ripeto, cambia a seconda della situazione, a seconda del lavoro. Ci sono dei film dove ho fatto altri film dove per esempio questo non era necessario, dove magari c'era bisogno solo di storyboardare le scene con gli effetti digitali, perché c'era già un'idea, erano già state, quindi servivano solo le scene dove c'era l'intervento digitale. Altri film che ho fatto dove mi è capitata una situazione analoga prima del tessuto con cosa. Comunque sai sai una cosa secondo me che perlomeno io ritengo di aver utilizzato molto nel lavoro di Marco, è più che sull'inquadratura, sul linguaggio, nel senso che poi uno storyboard, l'inquadratura è che alla fine subisce, che ne so, tu fai un primo piano così, poi quando c'hai l'attore magari gli dai un po' più d'aria in testa, la fai più larga, cioè succedono tante cose dallo storyboard al momento in cui giri, e difficilmente hai proprio lo storyboard può avere l'ambizione di fare esattamente quella cosa anche come proporzione di composizione di immagine. Quello che invece rimane molto forte è la sequenza, cioè il linguaggio, che tu hai raccontato, cioè una cosa la come poi monterai, che è una cosa ancora più importante, perché tu, che ne so, può essere in modo classico, diciamo che è una prima idea di regia, no? Perché tu sai che qui c'è il primo piano, qui c'è il piano americano, qui, ok, sì, cioè ci può essere un modo classico dove tu racconti, che ne so, questo che stiamo, come stiamo noi adesso, con un totale, mettendo la macchina da presa lassù, di che inquadra noi che stiamo parlando, e poi decido che c'è il primo piano mio che parlo, un totale di noi due, poi scelgo 5-6 di voi che saranno magari singole o doppie piani d'ascolto, o questa cosa io l'ho raccontata così, diciamo la girare così, però un altro potrebbe girare in tutt'altro modo, magari decidendo di partire da un primo piano di una persona che ascolta e poi aumentare la curiosità di chi sta parlando e solo dopo. Questo poi non è una cosa che puoi cambiare, a meno che non hai due giorni e giri tutto, non è una cosa che puoi cambiare tanto facilmente, è una cosa che lo story, o sono grandi registi che lo sanno al volo, arrivano una mattina e fanno bene. Lo storico, nel caso mio, che magari anche per un fatto di... Ma nel tuo caso era anche necessario, perché c'erano, dicevo, una serie di esigenze, non stavi girando un film, diciamo, semplice, no? Da fare, perché c'erano effetti digitali, c'erano tante cose da fare, da preparare sul set. Penso solo alla sequenza della scena della festa di Halloween. Certo. Cioè, no? Lì, sì. I costumi, c'è una scena in cui c'è questa festa di Halloween,
questa parrocchia, no? Sì, sì, sì. Dove ci sono anche delle coreografie che sono state preparate, cioè lì ovviamente c'è anche un'idea, un'energia, tante cose che devono succedere dentro quella, quella situazione che non puoi affrontare senza fare una storia, nel senso. Parliamo di un film grottesco, di una commedia grottesca, ok? Quindi già prevede delle situazioni bizzarre di per sé, inoltre piena di effetti digitali, quindi abbiamo detto prima, certo, per cui non fare lo storico sarebbe stato probabilmente bello, per cui dipende anche dal tipo di prodotto che uno va a fare. Beh, però quindi diciamo quello che volevo dire è che la forza che anche quanto può essere proficuo uno storyboard è ancora di più che sulla composizione della singola inquadratura, che mi sembrava era questo che dicevi, è invece sì, su partire su come voglio, tu ti trovi una scena di due pagine dove succede una certa cosa, cioè il problema del regista è come racconto per immagini io questa cosa che sta scritta. Quindi lo storyboard aiuta in questo, perché ti aiuta a simulare come con la macchina da presa, quindi ti aiuta anche a immaginare i tempi, come il linguaggio, cioè come io ti dico questa cosa, però la stessa cosa te la posso dire in mille modi, no? È lo stesso un film, la stessa scena può essere quattro registi diversi, la girerebbero in modo completamente diverso. Quindi nel caso, cioè, quindi chi lo fa istintivamente, chi magari no? No, quindi magari io ho sentito per me in questa esperienza di aver potuto fare un film l'importanza dello storico soprattutto nel poter capire prima io e spiegare ad altre persone, perché comunque quel film lo fa qualcun altro, cioè il regista sta là ma c'è uno che gira, una costumista che veste, uno scenografo, cioè quindi a comunicare come e aggiungo un'altra cosa per entrare anche nello specifico, noi abbiamo grazie allo storyboard anche scenograficamente è ricostruito solo alcune parti della scenografia. Per esempio c'è una scena c'è questa donna senza braccia che con i piedi prende dei pacchi di soldi e li mette dentro una cassetta di sicurezza. Quella era una parete, proprio una parete, perché siccome io volevo fare un'invasione un po' fumettistica da dentro la cassetta di sicurezza, che si vedeva lo sportello che si apriva e i piedi che mettevano i pacchi, che ovviamente se vai in una location, a parte che è difficile trovare, abbiamo visto due o tre location che erano delle cassette di sicurezza, ma erano brutte, erano vecchie, non avrei mai potuto mettere una macchina da presa dentro, salvo una GoPro, ma che non potevo controllare. Allora, alla fine, quello che sarebbe costato, torno sempre all'aspetto economico, perché io ritengo che lo storyboard abbia anche una grande funzione produttiva. Invece di andare a cercare i camion, parcheggiare, con lo scenografo ha ricostruito una parete veramente il minimo strettamente necessario già stabilito sullo storyboard, abbiamo messo l'attrice, abbiamo visto a che altezza doveva essere la cassetta perché lei con i piedi potesse lavorarci e quindi abbiamo spiegato ai produttori, che ho potuto spiegare sempre grazie allo storyboard, che piuttosto che quello che avremmo risparmiato a non spostarsi perché rimanevamo in piano di posa, l'avremmo speso nella costruzione di questa paretina, e ti assicuro l'effetto è sicuramente migliore, perché di più ho fatto una ripresa dall'alto, cioè ci siamo divertiti a farla, e perché quello è un altro, cioè nel senso con questa, cioè decidendo a priori insieme, poi è sempre una cosa che abbiamo fatto insieme a Marco, di raccontare questa cosa in modo molto semplice, che sarebbe servito solamente quella paretina, abbiamo ottenuto una scena che secondo me in altri modi, cioè comunque ho potuto ottenere, non so, bella o brutta che sia, era la scena come no, mi sembra, la volevo io, no? Anche perché progettare in un altro modo richiede poi delle spese che ulteriori per fare un ambiente che fondamentalmente ti serve per fare. Sì, addirittura quella l'abbiamo assenta più nella scenografia che più nel campo, abbiamo fatto una parete e poi abbiamo fatto una scatola che riproduceva l'interno di una cassetta di sicurezza, per cui quando lei mette i pacchi nella oggettiva di lei che mette i pacchi vediamo la costruzione, poi ci siamo messi dall'altro lato e quindi l'unica parete che avevamo
fungeva da controcampo, perché la macchina da presa aveva solo bisogno di una... Ah, fra l'altro c'è qua, c'è da qualche parte la foto, in quella, cioè praticamente non avevamo una parete sul controcampo, ma avevamo solamente una scatola, quindi girando sempre in quella direzione. Però è una cosa che avevo sistematicamente studiato sullo storyboard, che sei in una stanza segreta di cassette di sicurezza svizzere, e invece che avevamo solamente una parete. Ma perché anche questo dà lo storyboard, ti dice esattamente cosa vedi. Cioè, poi ci sono magari chi ha molti più mezzi, dice io costruisco tutto e poi decido. Però, per esempio, e questo può anche servire, per esempio l'appartamento l'abbiamo un po' ricostruito, però quando c'è una scena di mezzo minuto e devi fare un rapporto qualità-prezzo fra, per fare quella piccola scena che non è così lunga da giustificare tutto quello, vai, trovi una banca, il giorno di chiusura, insomma, sono tanti problemi tecnici, lo storyboard ha aiutato anche in questo, ecco. No, hai detto tutto quello che... Oggi ci sono anche dei programmi belli, secondo me, io uso molto SketchUp. Non so se avete mai capito, è un simulatore molto semplice di ambienti. Mi capita di usarlo, perché voglio dire, è chiaro che come piace, non vorrei dire, se sto dicendo delle bestemmie bloccano, no, eh? No, figura, cioè nel senso te lascio dire, soprattutto perché siamo diretti, figura di sentire no, nel senso ci sono oggi dei sistemi anche col computer che però non sto parlando di storico, sto parlando più di scenografia, comunque che ti aiutano alla luce di un ambiente ricostruito ad avere la simulazione di ciò che esattamente inquadri, però servono solamente per l'ambientazione, non riescono a essere e non riusciranno credo mai a entrare nel mondo dell'azione dei personaggi quelli non... Sì, ma poi io torno sempre al discorso degli effetti. Per esempio, adesso sto pensando a tutte le scene dove si vede la Dea, no? Che quelle, proprio tecnicamente, ci sono delle scene dove lui, c'è un personaggio che ha un sogno, che diciamo, mistico. Una cosa mistica, quindi appare la Dea Manivada, si chiama, giusto? E quindi c'è una scena in cui abbiamo gli attori che sullo sfondo della scena appare questa immagine, questa divinità, e ovviamente proprio insisto sul perché su questo punto, come dice Cosimo, è una questione di un problema di produzione proprio economico, perché l'agenzia che poi ha curato gli effetti digitali, l'agenzia francese, la società sì, è Autre Chose, esattamente, senza lo storico non avrebbe neanche mosso, cioè non era in grado di fare neanche un preventivo, per cui perché insisto su questo punto, perché ripeto, se vi faccio un esempio, l'effetto digitale, per esempio, banalmente va a impallare l'attore a un costo maggiore di quello che invece dell'effetto se non impalla l'attore, cioè perché va fatto un lavoro proprio diverso di costruzione, va scontornata la figura. Quindi che vuol dire? Che facendo lo storico noi siamo in grado di visualizzare, di dare uno strumento all'agenzia, alla società francese, che gli dà la possibilità di valutare, di visualizzare anche loro, poi dare la loro esperienza. Tra l'altro, tornando anche al come abbiamo iniziato questo nostro incontro, per esempio nel caso di questo bando AIDA Novel Technologie, a cui tutti possono partecipare, si hanno un film con degli effetti digitali, loro non può nemmeno partecipare se non gli porti lo storyboard. Cioè lo storyboard fa parte della documentazione che ti serve per richiedere il finanziamento, perché ovviamente finanziandoti sugli effetti digitali non è che li puoi scrivere, esatto, poi bisogna solo disegnare. Ma poi devono sapere quali sono, e quindi ogni effetto, ogni tipo di effetto c'ha un costo. Perché non è, mi serve tot 200.000, 300.000 per fare il film, no. Mi serve di far vedere che per questa scena servono questi effetti, e questi effetti costano un tot a seconda di come vengono fatti, cioè a seconda di come io ti inquadro, a seconda di quello che io decido di raccontare, quante volte devo vedere questo effetto nel film. Perché se questo effetto, questa scena, questa apparizione io ce l'ho 3 volte è un costo, se ce l'ho 10 ce n'è un altro, ma i soldi che io prendo per farlo 3 volte
se poi lo devo fare 10, come fa? Cioè lo devo sapere prima. Qui, e vale anche il contrario, non è che uno presenta 38 e poi non li usa, cioè i finanziamenti servono per fare quello che poi viene progettato. Senza questo strumento, non, questo qualunque agenzia, qualunque società di effetti digitali in tutto il mondo, anche in Italia, senza lo storico, infatti a me ogni tanto capita di fare quelli che sono i keyframe, cioè sono gli storico di delle scene dove ci sono solo gli interventi digitali, quindi non è un lavoro più legato alla creatività, no? Come ci abbiamo avuto noi, come mi è capitato con tanti altri film, dove c'è un rapporto di scambio anche con il regista a livello creativo. Ma un rapporto, quello è un lavoro molto più tecnico, dove io interagisco molto più semplicemente con l'agenzia e con il regista, ma in maniera molto meno diretta, e vengono disegnate le inquadrature dove avremo l'effetto digitale. Ed è un lavoro ovviamente molto meno freddo, meno coinvolgente, però comunque sia anche quello fondamentale, come lo è per esempio, tornando alle storie e chiudendo, per la pubblicità, che non è il nostro campo, ma la pubblicità, dal discorso che dicevi prima, invece i frame sono proprio spesso quelli che vengono disegnati, anche a livello di proporzione e di ingorni. Però d'altra parte la gestione di una troupe cinematografica richiede una serie di attenzioni, e soprattutto ci sono una serie di imprevisti che poi vanno a modificare una serie di cose. Quindi il risultato finale spesso è fedele, altre volte no. Questo è ovvio. Vogliamo far vedere. Vai! Danza del ventre. Questa è una scena, in particolare tornando poi a Bomba, dove lo storico che è stato fatto era fondamentale, proprio perché in questa scena lei non ha le braccia e l'attrice ovviamente le aveva. Se non ho sbagliato. Quello era lui seduto sul divano e lei che è un po' una casalinga che diciamo balla questa danza del ventre nel salotto di casa per così sedurre insomma fanno una specie di danza erotica. Quello è un altro personaggio che si chiama il Merda, che è un rastaman tossico che è un po' il suo complice e che lo sulle spalle c'è il track point su cui poi veniva applicata la... Vabbè, non c'è una prova. Anche perché è inquadrato qui, per esempio, qui. Dunque siamo lì, cazzo, siamo lì! Aspetta, aspetta, le gambe sono lontane. Partita con un tot di inquadrature dove non si vedevano le braccia e poi avrete visto ce n'è di andare così sul set e improvvisare, no? Sì, per esempio un'altra cosa lì la partenza è stata, cioè se questa rimozione delle braccia andava su un background fisso aveva un costo inferiore al fatto se aveva dietro una persona che si muoveva. Quindi anche poi le inquadrature sono state, anche quando lei si siede ma sono abbastanza staccati, eccetto una. Un'altra quando lei si china praticamente è sempre laterale,
quando balla davanti alla libreria è solo lei, cioè comunque è stato dosato lo storyboard proprio, anzi poi sono proprio stati quelli degli effetti digitali che ci hanno anche guidato su fare la cosa, cioè però, perché ovviamente quando ha a che fare con gli effetti digitali non si può fare tutto e quindi lo storyboard diventa anche l'imbuto dove arrivano tutte le i consigli che ti danno tutte le persone coinvolte a quella scena. Beh, sicuramente tutti sei addirittura vai. No, per esempio noi eravamo l'attrice nel film fa delle cose con i piedi, noi eravamo partiti, avevamo fatto lo storyboard pensando sempre che lei non fosse riuscita mai a fare le cose con i piedi, l'attrice. Invece poi l'attrice si è allenata e ha imparato a fare le cose coi piedi, cioè se nel film si vede che fuma coi piedi, com'è? Sullo storyboard si trucca con i piedi, si fuma coi piedi, come mangia coi piedi, cioè si è imparato, lei già al provino arrivò che già sapeva scrivere il suo nome coi piedi e poi si è allenata moltissimo, ha fatto un lavoro. Beh, e puoi raccontare riguardo a questa cosa tutto il discorso legato anche alla studio che ti sei fatto con la controfigura, che c'è veramente una persona, no? Sì, no, noi pensavamo quello stavo dicendo pure tutto il discorso che puoi fare. Noi praticamente, però tornando allo storyboard, cioè lo storyboard, se uno poi lo vede staccato dalla scena, era fatto per fare molto delle cose anche di spalle, di schiena, proprio perché non questo, ma altre scene, c'è una dove mangia, proprio intertattando le immagini frontali e mettendo quelle di spalle. Poi abbiamo avuto problemi a trovare una donna veramente senza braccia, perché poi le cose con i piedi, chissà, ha i piedi molto prensili, sono proprio le persone che non hanno le braccia, perché fin dalla nascita, e noi abbiamo anche trovato una persona, cioè una Simona Azzoli, per esempio, molto famosa, abbiamo provato a contattarla. Poi insomma lì lo storyboard, c'è stato questo lavoro accademico che abbiamo fatto lunghissimo, di cercare di fare tutte le inquadrature dove si faceva qualcosa con i piedi fatte di spalle e tutte le inquadrature non dove poteva usare l'attrice frontali. Poi per fortuna l'attrice invece è arrivata molto preparata, anche su questa ce l'ha fatta, e quindi poi abbiamo rimodificato gli storyboard, però con sapendo che avremmo potuto, eravamo più liberi, perché la stessa attrice che faceva proprio il ruolo poteva fare anche le azioni con i piedi, quindi anche questa cosa è passata attraverso gli storyboard, anche questa cosa qua. Beh, no, poi c'hai avuto anche la cosa interessante, l'Argentina che ha appoggiato il film, sì, quello vabbè fa parte un po' di tutte le vicende della promozione, delle produzioni del film. Una domanda. Sul set l'attrice aveva tipo delle degli effetti speciali. Si chiamano track point, sono praticamente, oggi ci sono dei modi per cui tu puoi tracciare un punto se è ben contrastato, cioè un punto nero qua, ci sono dei programmi che riescono a leggere questo fotogramma, cioè questo percorso, non solo dal punto di vista grafico, ma anche tridimensionale, cioè te lo traccia esattamente, per cui poi se tu ci vuoi attaccare lì una cosa, noi avevamo lei che aveva le mani legate dietro e sulle spalle alcuni punti che gli facevano quelli degli effetti digitali con una matita da trucco, sì, come si chiama? Perché poi dovevano cancellare quello che si usa per gli occhi, insomma, comunque faceva dei punti precisi, per cui essendo molto contrastato un punto, dei punti neri sulla pelle, poi loro avevano una traccia di questo movimento, hanno costruito il modello tridimensionale del contesturizzato con la stessa pelle dell'attrice, quindi una specie di pallina di pelle, però digitale, cioè che poi seguiva questo track point, nel momento in cui questo modello 3D quasi automaticamente seguiva il punto che si muoveva nello spazio. E per assurdo è stato più complesso cancellare le braccia. Cioè, tu quando c'hai un punto tracciato così chiaramente, ci puoi attaccare qualsiasi cosa,
un fiore, una, cioè perché tu c'hai un punto che si muove nello spazio che il computer ha rilevato a livello tridimensionale. Invece quando lei si girava, il fatto che tu c'hai due braccia davanti a un costume, loro poi hanno fotografato, cioè c'erano le foto, delle texture di tutto il costume, per cui poi cancellare quelle braccia era un lavoro, è stato un lavoro più complesso di come dire, stuccare, diciamo, la spalla. Ecco. Vai, un'altra domanda. Quanto possibilità c'è di cambiare da quello che è lo storyboard? Nel senso, può capitare di riprendere la scena e in base allo storyboard magari te la immagini in un modo, però dunque può capitare che cambi idea. Capita. Io penso che prima lo elabori a mente, diciamo, story, che se c'è lo storyboard bravo ti fa vedere. Perché... Sì, allora, sì, beh, comunque è un tema quello, è proprio un tema importante, perché a parte anche psicologico, perché poi a volte uno studia una cosa e poi pensi di avere lì per lì, pensi di poter cambiare idea, ma non sempre, cioè, non sempre è l'idea migliore, perché comunque se, il fatto che, cioè, ti confronti sempre con questa cosa. Posso cambiare, cambio, però forse l'ho studiata bene. Okay. Però diciamo è un'idea lì per lì contro un'idea studiata. In più c'è un'altra cosa, c'è anche un altro dettaglio importante, che però non vorrei rispondere in modo. Ci sono dei momenti in cui tu non puoi più cambiare, perché lo storyboard è già una lista della spesa, si può dire. Cioè lo storyboard di fatto è già ti spiega, cioè ti muove, soprattutto quando sono scene abbastanza complesse, muove soprattutto con gli effetti digitali. Cioè, ma anche con la scenografia, con gli attori, cioè con quante comparse hai chiesto delle volte, cioè tu hai già, lo storyboard è anche un po' un elenco di cose che poi tu avrai e che quindi poi sei tenuto anche a utilizzare. Ma in generale io credo che, esatto, lo studio è importante, perché anche cambi sempre un po', ecco, forse la risposta che volevo arrivare è questa, c'è sempre un margine di cambiamento dallo storyboard, quasi sempre, perché proprio le condizioni saranno diverse, perché quello è un disegno, certo. Però il fatto di averlo fatto, perlomeno per quella è stata la mia esperienza, ti dà una base dove la ventata, no, di improvvisazione, che è sempre giusto lasciare una porta aperta quando uno fa qualcosa di creativo, lasciare aperta la porta a una creatività o un'idea del momento, ma se tu la scena l'hai preparata bene, quella cosa si spalmerà sulla cosa preparata e tu sei, io perlomeno ho sentito così, ti senti in grado di poter gestire quanto applicarla e quanto no, perché arriva su una base, non arriva sul niente, arriva su una cosa che hai già esattamente in mente, come nella musica, immagino. Beh, improvvisi su una base solida, perché il discorso è quello. Poi bisogna anche essere bravi, cioè improvvisi su una base, cioè nel senso che poi su quella base che tu c'hai, quell'idea, tu puoi sicuramente è giusto improvvisare, perché se uno c'ha lì per lì l'idea funziona. Ma io penso che anche le idee degli altri arrivano grazie a una preparazione, perché se tu con lo storyboard come regista mostri la tua idea, che è il modo migliore per creare, perlomeno quello che a me sembra migliore per spiegare io vorrei fare così, allora i tuoi più stretti collaboratori, direttore della fotografia, scenografo, costumista, capiscono meglio e quindi ti possono dare una loro idea sulla base di aver compreso molto bene l'idea tua, se no può diventare anche una chiacchiera vaga che magari ti fa perdere, cioè che magari ti fa andare in una direzione sbagliata, è questo. Però è normale che la mappa non è il territorio. L'ho letto da qualche parte, mi sembra un bel esempio. Se la mappa, cioè come nella guerra, la mappa è la mappa, il territorio poi va in guerra è un'altra cosa.
però sì, senza mappa non manco fai la guerra, quindi lo storyboard è la mappa, poi devi saperla applicare al territorio, che c'ha magari le montagne un po' di, cioè che c'è, esatto, soprattutto non ti devi, secondo me devi nel momento in cui te ne innamori devi anche essere in grado di non affezio, cioè disamorare di quello che c'è sullo storico, perché non è detto che quel giorno tutto vada come hai previsto, però soprattutto nelle scene queste, ripeto, molto tecniche, con gli effetti digitali, scene dove c'è un certo tipo di interazione forse con la scenografia, quello viene tutto programmato prima, ovviamente. Poi può capitare che il gesto dell'attore o la battuta o qualunque altra cosa, una situazione, che lì c'è un'improvvisazione su qualcosa che viene programmato, perché altrimenti rischi che non porti a casa la scena. Abbiamo una domanda da dover dire. È un film, abbiamo sentito quanto sia importante lo storico per ottenere i finanziamenti per poter fare il film. Quindi nel caso nostro lo è stato, poi magari non si può generalizzare. No, per convincere altra gente a fare il film. Quanto serve al regista per renderlo sicuro di quello che ha in mente? A me moltissimo, nel senso che appunto non credo non si possa generalizzare. Io ho lavorato nella mia vita anche con parecchi registi che non cioè, magari sono, non lo usano anche, no? Io quindi poi rispondo solo per me. Per me è importantissimo, cioè è lo strumento che mi fa sentire, mi ha fatto sentire sicuro di su come raccontare le scene del film. Questo al di là, no? Siano venute bene o male, questo non spetta a me dirlo, però sicuramente è stato lo strumento che mi ha permesso di previsualizzare, di ideare, perché comunque a farti venire un'idea ci può servire un giorno, due giorni, una settimana, non è detto che ti arrivi la mattina che stai girando, quindi è stato per me un modo per pensare, ripensare, cambiare idea, no? Quindi non so se ti ho risposto, però per me è importante per progettarlo il film. Mettici pure che in questo film in particolare, man mano che andavamo avanti, un pochino le cose arrivavano cose nuove, buone, belle, perché man mano che si andava avanti, magari arrivavano più soldi, arrivavano le location che prima non ci avevamo, quindi magari alcune cose poi le abbiamo anche rifatte dopo, no? Infatti c'è tutta la cartella nuovi storici, certo. È un lavoro che poi appunto ovviamente fino a che si modifica, cambia un po', fino a che non arrivi sul set, cioè è un, ma per me ripeto non credo si possa generalizzare, ci sono capolavori del cinema e il mio non lo posso senz'altro mettere fra quelli che sono stati fatti senza storyboard, ci sono capolavori tipo Hitchcock che addirittura sosteneva che nemmeno guardava quando appunto non c'era ancora l'epoca del digitale, quindi per vedere quello che si girava, se va a guardare la macchina, lui era famoso che non guardava, perché il fatto che lui l'avesse disegnata lo considerava già, ce l'aveva già in mente, no? Come sarebbe venuto, non aveva bisogno, quasi, non so se una legge, comunque nei libri di cinema c'è scritta questa cosa, che Hitchcock si fidava così tanto del suo operatore che rispettava i suoi storyboard, che per lui il film era fatto nel momento in cui lo aveva disegnato. Quindi ci sono tante esperienze, quindi ecco appunto non lungi da me dire che, cioè, no, da noi nessuno può dire, però ecco è molto legato anche allo stile del film, cioè se io penso a un film dei fratelli Dardenne penso a un film che non è storyboardabile e proprio vive la sua forza, ce l'ha proprio nella freschezza, nella naturalezza di aver catturato delle immagini senza averle studiate, ha preso proprio l'attimo, no? Riescono a cogliere l'emozione in questo modo. Poi c'è un film come Vita di Pi, che è proprio l'opposto, no? Che addirittura hanno fatto storyboard animatica, hanno simulato tutto il film in digitale prima di girarlo con gli attori. Non so chi ha visto il backstage di Vita di Pi, diciamo ha cambiato tre registi, sono fallite le produzioni, obiettivi, però ha vinto anche tutti gli Oscar disponibili. È un film che secondo me mantiene una
è riuscito, quello è proprio il classico esempio di film progettato. Anche chi non l'ha visto invita a guardarlo, anche il backstage, perché è proprio l'esempio di un film dove ogni scena, perché è una barca nel mare dove c'è una tigre sulla cioè dove ci sono degli animali, dove c'è questa lotta, però sembra quasi uno spettacolo teatrale, perché quasi tutto il film avviene da solo di quest'uomo con la barca, e quindi c'è questa freschezza di un film. Però poi se lo guardi da dietro le quinte, quel film è un film tutto fatto completamente in teatro di posa dentro una piscina, tutto fatto con tutto in digitale, cioè dove l'attore non girava ovviamente con una tigre vera, ma con dei riferimenti, cioè, e quindi quello è un tipo di film che adesso, cioè, non stiamo parlando di grandi capolavori, che so, Rosetta di Freddy Dardenne e Vita di Pi di Ang Lee, cioè sono due grandi capolavori che hanno due percorsi diversi, uno probabilmente che attinge alla capacità di tirare fuori l'emozione da un attore nella sua naturalezza, è proprio lo stile di quei registi. L'altro invece è per ottenere la stessa emozione, che a me Vita di Pi mi ha emozionato, ha bisogno di una preparazione meccanica e produttiva, una macchina organizzativa enorme, però sempre con lo stesso scopo di arrivarsi a dare. Quindi io ritengo che lo storyboard non è per tutti i film, no? È probabilmente per gran parte del cinema, diciamo, moderno, ma no, perché no, ho sbagliato, ma no, per una parte per il cinema dove c'è bisogno di molta preparazione tecnica per non farli durare troppo, riprese che non finiscono, cioè per poter organizzare delle riprese complesse, ecco, quindi non so se è, quindi questo, quindi non si può anche sullo storico generalizzare o pensare che tutti i film, cioè nel senso perché è una, però ci sono alcuni dove io ritengo sarebbe stato gran parte di tutto il cinema americano, molto anche industriale, vive assolutamente, cioè, i film vengono storyboardati dall'inizio alla fine, perché devono essere quantificati. Non leva nulla la creatività del regista, le intuizioni del regista, anzi deve servire ad aumentare un pochino le possibilità e quindi le soluzioni, questo sicuramente. Penso che nel tuo caso è stato proprio questo, no? Domande? Qualcun altro? Tutti timidi? Che vogliamo raccontare? Che altro vi vogliamo dire? Che una domanda? Non so se è una anche la loro visione, però la scelta del colore della fotografia è sempre stata parte del vostro lavoro, oppure siete fatti, avete pensato frutto di un team, vi siete messi, non so, con un designer per le postazioni, poi che ne so, avete studiato la scelta, anche la scena del camionista, hanno notato che avete scelto, è la scena anche del balletto, avete scelto dei colori molto forti che in realtà vanno anche molto ultimamente nel cinema moderno, si scelta dei colori contrastanti, rosso, blu. Beh, io ho colorato, no? E sì. Molta musica e molto colorato. Ah, e poi ho visto anche gli storici molto colorati. Allora, la scelta dei colori, allora, è stata una scelta soprattutto concettuale, nel senso che essendo io ho provato a fare un film pur ambientato in questa periferia romana, però un po' inventato, un po' provando a farlo diventare anche un po' una favola, pur con tutti questi episodi splatter, però comunque è un film che ha un happy ending, è un film che racconta un uomo che non si arrende mai e che alla fine trova l'amore, quindi in qualche modo il percorso dei colori è funzionale a un po' l'astrazione e a cercare, ho provato a dare più possibile un tocco artificiale alla messa in scena per farlo sembrare un po' più possibile cartoon, fumetto, uso le parole che mi vengono in mente, cioè comunque cercare il più possibile che fosse verosimile, non una cosa realistica, perché comunque
anche per, trattando un tema come la disabilità e però volendo anche fare una commedia, il colore c'entrava, nel senso che il look del film avrebbe dovuto essere abbastanza buffo, un po' finto, un po' caricato, cioè comunque che le regole di ingaggio all'inizio quando vedi il film, ho provato che il serie capisce che non siamo, che stiamo una storia dove può succedere un po' di tutto e questi personaggi per far credere per far affezionare anche, divertire di fronte a, un a una persona con delle disabilità motorie gravi ma infame, c'era bisogno un po' di scherzarci sopra anche con i colori, con la messa in scena, che sono disabili ma infami, assolutamente bruttissimi e cattivissimi. È questo, non so se ti ho risposto, comunque un po' però è venuto, diciamo, lo storyboard, al di là degli storyboard a colori che sono anche quelli stati fatti anche per così per questo album, però diciamo è una cosa venuta un po' dopo gli storyboard, cioè nel senso parallelamente, cioè lo storyboard nel caso nostro ha avuto secondo me la funzione legata soprattutto al linguaggio del film, cioè al montaggio successivo del film, no? Questo, soprattutto questo, ecco, sul racconto, ecco. Beh, io penso che abbiamo finito. Ho una domanda. Il film non l'ho ancora visto, quindi non so. Ma il riferimento, non so se ha avuto riferimento a certo. Di scuola, ma penso a lui. Voglia, certo. Adesso, appunto, non avendo visto, conto appunto questo carattere grottesco dei personaggi, però magari è un film grottesco da fine sulla fine. Beh, no, io, cioè, tipo il qui può qua di Ettore Scola, certo. Cioè, nel senso che è chiaro, Ettore Scola è un omaggio al film di Scola. Ma non è che ci voglio veramente paragonare, quello è un film, per me è uno, forse non lo ritengo uno dei più film più belli, però il titolo è un po' un omaggio, ma nella speranza di parlare, di raccontare una commedia con delle persone un po' ai margini della società, come era Brutti Sporti e Cattivi di Scola, e però con l'occhio cinico e non... pietistico, come sì. Esattamente facevano i registi della commedia italiana in quegli anni, Monicelli, Scola, cioè c'erano quest'occhio cinico che riusciva a scherzare un po' sulle disgrazie, però trasformando queste cose, utilizzandole, cioè, che generavano una trama, no? Queste e quindi sì, il titolo è chiaro, è un così vorrebbe essere un omaggio a quel film che rimane. Rimane per me un capolavoro assoluto, cioè Nino Manfredi che si ingessa il milione dentro il gesso perché tutta la famiglia lo vuole uccidere perché ha perso un occhio e l'assicurazione gli ha dato un milione, se non ricordo male, e tutta la famiglia proprio la moglie, i figli cercano di ucciderlo per rubargli questi soldi, no? È un film... è tutto ambientato nelle baracche romane degli anni anni 70, c'erano ancora le ultime baracche che c'erano, i baraccati a Monte dei Cocci, era su dove adesso c'è via Anastasio II, da quelle parti là, comunque quello comunque questo è certo il capolavoro promosso, ma anche Guardie e Ladri di Monicelli, questi sono un po' i film che sono stati molto, cioè, uno prova un po' a scopiazzare, riferimento tutta colorata, no? Quello non è, c'è la Velvor dove abita la Brandellina, la casa Ponte di Nona, sì, quelle sono case tutti colorati. Sì, il film è tutto girato a Ponte di Nona, quasi tutto girato a Ponte di Nona, so chi di voi conosce quell'area, è una periferia costruita da Caltagirone, questa specie di quartiere satellite, bello, però insomma non è, però ecco, anche quello, volendo dare una chiave un po' fumettistica all'ambientazione del film, però sono tutte case un po' tutte uguali, non mi piaceva andare là, non c'è un significato, però è molto grafico come luogo, no? Queste strade lunghissime, e allora però sempre inseguendo questo aspetto un po' fumettistico, quello era un posto che secondo me si sarebbe prestato bene al film, infatti poi ci abbiamo girato quasi tutto il film là.
Vabbè, io direi che siamo in chiusura. Beh, noi ti ringraziamo per essere stato. Grazie a voi.